Adesso affidiamo all'intercessione di San Bernardino anche questa nuova fase del ministero che mi ha affidato. So di poter contare sulla vostra amicizia e sulla vostra prossimità, e questo mi dà conforto e nutre la speranza nella intenzione di darmi per intero, perché questa comunità, che merita di essere servita bene, possa crescere come Gesù, in sapienza, in comunione, in testimonianza, in grazia. E adesso chiediamo perdono al Signore per tutte le mancanze, che sappiamo di essere fragili, e invochiamo il suo aiuto. Preghiamo. Sii benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, del frutto dell'olive che ci hai dato un segno della tua provvidenza e un messaggio di pace per noi. Stendi la tua mano su di noi e su quest'oggi che ti presentiamo nel corpo di San Bernardino. Ravviva nei nostri cuori la luce della fede e il fuoco del tuo amore, perché possiamo riconoscere Cristo tuo Figlio, presente nel sacramento dell'Eucaristia, nella Chiesa e nel piccolo dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Un cordiale saluto, un saluto particolare agli studenti qui presenti per adempiere il compito di offrire l'olio che alimenta la lampada votiva di San Bernardino, patrono comune delle città di L'Aquila e di Siena. Tra le varie cose per cui San Bernardino è famoso vi è sicuramente il cristogramma, il simbolo da lui inventato e disegnato, composto da un sole d'oro in campo azzurro, con al centro le prime tre lettere del nome di Gesù in greco. Ci amano, ci soccorrono, intercedono per noi, in forza del misterioso vincolo di comunione tra i membri della Chiesa pellegrina del mondo e coloro che sono entrati nella Gerusalemme del cielo. La Chiesa dell'Aquila ha ricevuto in San Bernardino da Siena un esempio altissimo di vita consacrata al Regno di Dio e alla predicazione del nome di Gesù. La presenza del suo corpo, che provvidente disposizione celeste ha affidato alla nostra dedizione, sia per questo giorno alla preghiera e al miglioramento di Dio. Tutti coloro che possono avere le condizioni si accosteranno a questo mausoleo per venerare il corpo del nostro patrono San Bernardino, ricevono la pienezza dalle benedizioni celeste e sono una forza per vivere integralmente la loro vocazione cristiana. Per Cristo nostro.
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E ha fatto cielo e terra. Per l'intercessione di San Bernardino da Siena. Benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Assessore, è una grande festa, una giornata molto importante, una festa di San Bernardino. Insomma, abbiamo gli ospiti che vengono anche da Siena, questo è un gemellaggio, diciamo. È solamente sì una giornata di festa e di gioia. Siamo stati felici di accogliere questi studenti che hanno appunto portato qui a noi all'Aquila l'olio per la lampada votiva di San Bernardino. È per noi veramente un santo così importante che ho già detto, insomma, ho parlato con l'amministrazione di Siena per un possibile gemellaggio, perché questo santo che è assolutamente importante non solo per l'Italia ma per queste nostre due città, Siena e l'Aquila, è quindi il giusto trade union per le nostre due comunità. San Bernardino è ben ricordato come il santo che riesce a mettere pace tra le popolazioni, insomma tra le parti litiganti, e spero che questa sua protezione possa veramente portare tanta pace e serenità a questa nostra città che ha bisogno solo di guardare avanti ad un futuro più radioso. Assessore, qui all'Aquila in occasione della festa di San Bernardino, insomma voi da Siena, effettivamente San Bernardino da Siena, qui all'Aquila. Sì, c'è un legame, un connubio che appunto lega le nostre due città, Montepulciano, in quest'anno Montepulciano, ma diciamo Siena e la sua provincia con l'Aquila. Quest'anno siamo stati scelti noi da parte del provveditorato per venire all'Aquila e donare l'olio votivo. Il comune ha subito aderito con grande piacere a questa iniziativa, perché la logica del dono è proprio quella di creare un'unione, creare un collegamento, creare un'amicizia, e quindi con piacere siamo venuti, abbiamo portato i ragazzi della nostra scuola. Anche perché San Bernardino, la sua passione era per riunire le famiglie litiganti, insomma. Esatto, ci sembra un messaggio molto appropriato anche da insegnare ai ragazzi delle scuole, quindi gli abbiamo proprio parlato anche venendo qua in Pullman della idea dello scambio e del dono, non tanto perché il regalo ha un valore quanto perché crea comunione e legame. L'assessore alla cultura dell'Aquila parlava del gemellaggio, possibile gemellaggio, lei che dice? Sì, me ne ha parlato adesso e sinceramente l'idea mi piace molto, ci sono tanti punti di unione tra le nostre città, quindi vediamo se sarà possibile, sarà molto una bella cosa sicuramente per noi. Grazie assessore. Grazie a lei, arrivederci. Allora, qui sono i ragazzi di Montepulciano e Pienza, se non vado errato, che sono qui presenti per la 61esima volta. Questo lo capite un attimo, poi vi darò. Voi siete i 61esimi ragazzi, questa celebrazione è iniziata 61 anni fa e tutti gli anni una scuola del Senese viene qua a portare l'olio come avete fatto voi. Molti di questi sono anche ritornati, molti di questi ragazzi sono anche ritornati e addirittura alcuni di loro erano studenti. Adesso erano professori ed sono ritornati praticamente professori già essendo stati studenti all'epoca. Questo per dirvi com'è la tradizione che viene qua.